faccio? Che faccio? Non lo so. Che gioco? Ecco, forse. Ciao! Anzi, il gioco che voglio mostrarvi è un titolo che non è forse uno dei miei preferiti, ma se me l'ha consigliato Mega e qualche altro suo amico, si può provare a dargli una possibilità. Dipende da voi. È a caratteri cubitali giapponesi. Tenchu! State a vedere che... cos'è questo giochino divertente? Beh... infatti, sulla prima PlayStation arrivò un gioco che forse ha dato ispirazione alla futura serie di Thief. E infatti si tratta di Tenchu, Stealth Assassin. Storia? Beh, a quanto pare ci fa capire che siamo ambientati nel Giappone feudale, un periodo abbastanza oscuro, e purtroppo il nostro protagonista, che sarebbe... Rikimaru, ovviamente, capisce che c'è un problema, ma è una cosa che viene spiegata bene nell'introduzione. Vediamo invece la grafica. Graficamente, per essere un gioco della prima PlayStation, non è male, perché abbiamo ambientazioni tutte molto Jap, nel senso, come nella mia cara vecchia madrepatria, molto oscure, molto feudali e anche niente male da guardare. Tutte bene ispirate al Giappone che è esistito davvero in passato. E anche i personaggi, che sono tutti umani, ben disegnati, ben ispirati, animazioni legnose, ma del resto è PlayStation 1, non è PlayStation 3. Graficamente, in due parole, si può dire che il gioco è gradevole. Excellent. You will bring me great honor. Anche l'audio possiamo dire che è ben implementato, perché se non lo sapete abbiamo effetti sonori molto stile stealth, sembra quasi Thief, o come si chiama, Splinter Cell, e musiche di sottofondo molto tetre, molto scure, e non arriveranno mai. Merchants to lust for the power they were officially denied, few more so than a man named Ichigoya. Ichigoya began his career as an honest trader, but before long his rivals began to turn up dead, and Ichigoya expanded into protection, loan sharking, and gambling. His methods are brutal, his profit C'è una giocabilità! Tenchu Stealth Assassin, cosa sarebbe? È un gioco stealth. Il nostro scopo è quello di scegliere uno dei personaggi che abbiamo a inizio gioco. Sono Rikimaru e Ayame. Ognuno segue delle proprie missioni per conto di Lord Goda, ovviamente. E dobbiamo semplicemente svolgere una decina di missioni, che sono ambientate in ogni punto importante del Giappone. E tenete presente una cosa. Dobbiamo recuperare oggetti importanti e certamente stare molto attenti. Una cosa che sicuramente vorrete sapere è cos'è che lo distingue dalla concorrenza. Beh, semplicemente che ci sono molti oggetti ottenibili fin dall'inizio, come il rampino, lo shuriken, il caltropcio, il riso avvelenato, la mina, il riso colorato, granate, le bombe fumogene e anche addirittura la pozione salutare. Tutti oggetti che serviranno per rimanere vivi e per eliminare gli avversari senza farsi sentire o senza farsi notare. Poi ci saranno anche addirittura oggetti speciali che vi serviranno per rendervi più potenti che mai. Insomma, un gioco che non annoia mai, esiste per tutti i territori regionali. Intorno a questo, tenete presente, hanno fatto anche addirittura un'espansione che è uscita solo in Giappone, che si chiama Shinobi Hyakusen. Mio Dio, nella mia madrepatria ci sono tanti capolavori! E non ve lo consiglio di evitarlo, anzi, piuttosto recuperatelo! Questo è un vero gioco stealth divertente! A domani! It looks like you chose the wrong party to crash. I have come for Ichigoya, but I guess I have to deal with you first. Ah!
Now, where did that lecher soul goat go and hide himself,